Eccola, Tania Cagnotto. 8 anni e un giorno, il 22 luglio 2005, tanto è passato dalla prima medaglia mondiale di Tania Cagnotto. Vento, pioggia, di tutto, quel giorno a Montreal, trampolino 3 metri, una rimonta pazzesca, fino per cominciare la sua finale. Buono, molto buono, elegante, un po' la pancia molle nell'ingresso in acqua, però c'era sicuramente più altezza rispetto all'atleta che l'ha preceduta. C'è lo stesso punteggio, 57,60. Buono, pulito, piaciuto l'inizio della spinta, poteva essere molto più consistente sotto, ma va bene così perché partiamo alla pari con la Wang. E parliamo di piccoli particolari che si susseguono nel giro di un secondo, e questo non va mai dimenticato. Wang Han, a patto ovviamente di eseguire un ottimo doppio mezzo avanti carpiato. Tuffo con rincorsa, dunque attenzione al presalto. Grande, un grande questo, andiamo avanti. Oltre 60, grande, precisa, alta, questo fa la differenza. L'avevamo capito dalla presa di tavola. Fa subito una grande differenza, 65 signori. Punti per Tania Cagnotto, che va nettamente al comando. Questo adesso dovrà rispondere Ezzi. Era uno dei tuffi che preoccupava Tania, ma ha tirato fuori veramente il grande tuffo nel momento importante. Tania Cagnotto in testa con 50 punti e mezzo per andare in testa, media del 7,3. Giorgio Cagnotto a bordo vasca, il papà che la segue da quando nel 1980 europei di Helsinki debuttò a livello seniores. Mezzo indietro di Tania Cagnotto. Bella carica oggi Tania, è pulita, elegante, precisa, ogni minimo dettaglio è stato curato per questa gara. Sono d'accordo con te i giudici, Bertone, perché ci sono 62,10 punti. E con uno e ci mezzo sono indietro, i nove. Difficile portarli a casa, 62 punti. I nove ci sono, Tania Cagnotto è in testa con 12 punti su Wang Han a 3/4 di gara. E 4 con 50 punti in testa. Va bene così. Ce ne sono di più. Un po' moscia nella parte finale. Si è alzato anche tanto vento nel momento del tuffo di Tania. Siamo stati diti, volevo dire Tania, stai ferma, non partire, ma ormai sono ottimi questi punti, sono ottimi. Per 61 andare e 10. Al comando 61 e anche di parecchio. 10. Vuol dire 11,75 punti di vantaggio su Wang Han prima dell'ultimo tuffo. Tania punta quota 300, le basteranno 54,20 punti. Tania vicina ad un grandissimo traguardo. Stava un po' indietro, ha detto. Quindi alla pari. Tania che, guardate, si rilassa, non vuole pensare a nulla, assolutamente. 50. Strabiliante. Un salto mortale mezzo, rovesciato, carpiato.
spettacolare. Sì, 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 l'argento è in cassaforte. Filino abbondante, ma anche lei era sulla luna. L'ha sporcato leggermente, ma andiamo oltre 60. Sì, sì. L'argento è in cassaforte, 61,20. 307 punti, è il secondo punteggio di sempre per lei dal metro. 307. Questo vuol dire che Ezzi deve fare 66,20. Peccato, l'ha sporcato leggermente perché sennò qua ci stavano i 65 punti. Ma è stata una gara veramente splendida. Brava Tania, e ora aspettiamo. Argento sicuro. Non si muove da lì perché sa che ha sbagliato leggermente. Avete visto anche il papà. Ezzi. Uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo. Poteva chiudere la gara decisamente. 66,20, media dell'8 e mezzo. Sono le 15 e 5 minuti del pomeriggio. Dai, di Barcellona. Facile un regalo una volta, no? Non è pulito. A me non è piaciuto, a te? No, siamo vicini. No. 307 netti, deve stare al di sotto. No! No, non ci credo. Non è possibile. Non è possibile. No, non voglio. Peggio che a Londra. Peggio non che a Londra. È possibile. A Londra 20 centesimi, questa volta 10. Ancora no. Non appare il punteggio, ma eccolo qui. 10 centesimi. L'oro se n'è andato per 10 centesimi. Però c'è un argento. Non ho parole. Proviamo a vedere il bicchiere mezzo pieno, anche se è dura. 10 centesimi. Serviva l'uno e mezzo rovesciato perfetto, sì, ha sfiorato la perfezione. Passata leggermente con le gambe, ha perso anche leggermente le punte dei piedi, però 10 centesimi. 10 centesimi è niente. Pensavamo che il minimo fosse 20 centesimi, fossero i 20 centesimi di Londra, invece no. D'altra parte 9 centesimi nella gara del sincro maschile a Roma, fratelli Marconi beffati, 10 centesimi oggi, 20 centesimi a Londra. Tania Cagnotto è medaglia d'argento. È un grande risultato, è una grande prestazione, è la seconda medaglia d'argento per Tania in questo mondiale, e poi ciascuno faccia le considerazioni che ritiene. Non ho parole, 10 centesimi è niente, cioè è nulla proprio. Questa volta se lo meritava. Guarda, sì, forse sì. Effettivamente ha sporcato un po' il suo tuffo, l'uno e mezzo rovesciato, nella parte finale, ma proprio di pochissimo. Però, ragazzi, la Cina... La Cina è un po' più vicina. Assolutamente vicinissima. Almeno dal metro, attenzione. I tre sono un'altra storia. Noi ci alziamo idealmente, applaudiamo la nostra ragazza. Subito Nicola San Giorgio con Tania Cagnotto. Tania, ti vediamo sorridere, quindi comunque è un argento mondiale ed è comunque il miglior risultato in un mondiale e manca ancora una gara. No, infatti mi viene da ridere a me perché dico sono arrivata seconda e sono quasi arrabbiata perché cavolo, per di nuovo, cos'è, 10 centesimi, bene, questi centesimi mi perseguitano, però... mai avrei pensato di arrivare seconda anche quest'anno, quindi sono super contenta. Qual è stato il momento in cui hai pensato stavolta ce la faccio? Ma devo essere sincera, è già da ieri che dico cacchio, questa volta potrei anche vincere. In effetti proprio l'ultimo tuffo potevo dare un po' di più. Forse ho vinto la gara, nel senso col doppio mezzo avanti, perché non l'ho mai fatto così bene, però ho rovesciato, che era il mio tuffo, che potevo prendere anche 9,5, e l'ho sbavato un pochino. Hai battuto e di molto Wang An, sei andata vicinissima a Ezzi, insomma le cinesi sono molto più vicine. Sì, da un metro sì, infatti l'unico rammarico che ho, dico cavolo, qua da un metro potevo veramente vincere,
Peccato per 10 centesimi, cavolo, però sono felicissima. No, comunque, meglio un argento piuttosto che un oro, che una medaglia di legno piuttosto che una di bronzo. Madonna, tutta la vita, tutta la vita, sì. E ne manca ancora una. E ne manca ancora una, sì, sì. Adesso, beh, speriamo di continuare così a questo punto. Insomma, due argenti in una settimana. Brava, grazie. Adesso possiamo andare a vedere il parallelo dell'ultimo tuffo, se ho capito bene Riccardo Pescante dal coordinamento, di Tania e di Ezi. Vediamo un po', anche se sono comunque tuffi diversi, uno è l'avvitamento, l'altro è l'uno e mezzo rovesciato. È sì, salita altissima. È andata Tania. Molto alta, è quello forse il problema, che è talmente alta che aveva talmente tanto spazio quando è andata a tirare che vedi le punte sono andate leggermente via. Diciamo male. I colleghi di Eurosport ci hanno fatto un gesto, mani nei capelli, ho la sensazione che tifassero anche loro per Tania. Beh, effettivamente il tifo ce n'era tanto ed era quasi tutto per Tania, per cui sicuramente è stata la beniamina ed è stata aiutata anche dal pubblico. Forse anche troppo, perché quell'uno e mezzo rovesciato lì era talmente alto che non è riuscita poi a mantenerlo nella parte finale. E allora qui ti chiedo, chiedo all'allenatore, ma il doppio mezzo rovesciato da uno? Ma guarda, adesso no, dico, a caldo, visto quanto è salita. No, lo può sicuramente fare anche lei e lo può fare anche molto bene. E il discorso è se vale la pena giocarselo. Sottrarre energie, dici, sì, ai poi tre. Non solo bisogna farlo, ma bisogna allenarlo. Per cui allenarlo vuol dire, questo è stato questo veramente un doppio mezzo veramente mai visto. Ecco, possiamo trarre considerazioni positive proiettandosi sul triplo e mezzo da tre o no? Sono quelle due... le deve trarre lei, le deve trarre lei, deve essere lei consapevole del fatto che anche da tre metri partendo così può farlo, perché in questo momento diciamo che è il tuffo che le preoccupa di più e quindi da tre metri parte in maniera diversa, proprio perché è preoccupata. Oggi ha rimesso a posto il doppio mezzo avanti e purtroppo l'ultimo tuffo la... mancato leggermente. Settima medaglia mondiale per Tania Cagnotto. Gli argenti stanno pareggiando i bronzi, perché era partita da un argento, quattro bronzi, siamo a tre argenti, quattro bronzi. La prima medaglia, il bronzo da tre a Montreal, 8 anni e un giorno fa, il 22 luglio 2005, sempre con questo signore a bordo vasca, Giorgio Cagnotto, qualche capello bianco in meno, capelli bagnati quel giorno perché diluviava. E poi altre medaglie, il bronzo da tre di Melbourne, la doppietta di Roma, argento nel sincro, bronzo ancora da tre, poi il bronzo dal metro di Shanghai, straordinario perché è arrivato a 2 mesi dall'incidente in motorino con la frattura allo scafoide e anche i problemi al ginocchio, la doppietta d'argento di qui, di Barcellona. Insomma, questa è un'atleta veramente lunga vita, perché sta tenendo in piedi un po' tutta la baracca. Bisogna tenercela stretta. Guardiamoci, stiamo rivedendo in sovrappressione il tuff, l'uno e mezzo rovesciato. Secondo me veramente la differenza l'ha fatta all'altezza, è andata veramente sulla luna. 20 centimetri in meno, 20 centimetri voleva in metro, dire qualche mezzo voto in più. Bravo, bastava un mezzo voto in più, Stefano. Sì. Che entrasse mezzo voto in più. Ed era fatto. Beh, come a Londra. Guardate dove va, impressionante. Però alla fine vedi. Giorgio, l'espressione di Giorgio. Che mancava veramente pochissimo per fare bingo. Ha regalato alla fine, però guarda qua. Quindi ha regalato tavola, vuol dire che ha sfruttato di meno l'elasticità della tavola, attenzione. Una carpiatura che con gli anni sempre più stretta, ha fatto un lavoro particolare negli anni passati per stringere la carpiatura, per assimilare un po' anche i meccanismi delle cinesi. Si è sempre detto la differenza delle cinesi è la carpiatura più stretta, che vuol dire possibilità di girare più velocemente. Tania Cagnotto sul podio ed è boato per lei qui alla piscina municipale del Montjuïc. Eh sì, perché veramente gli unici spettatori che sono rimasti sono praticamente italiani.
Beh, complimenti, perché veramente una campionessa vera, devo dire. È un'immagine a cui siamo abituati da 11 anni, dall'Europeo di Berlino, in cui fu argento dalla piattaforma.